fondamentale per noi per riprenderci quello che abbiamo lasciato con l'Europa League. C'era ancora qualche strascico e di nervosismo, magari di delusione, e invece siamo ripartiti col piede giusto. Abbiamo fatto secondo me un grande primo tempo, poi c'è stato un calo che non è piaciuto a nessuno, ma sul quale dovremmo lavorare, perché dobbiamo cercare di tenere sempre l'attenzione molto alta. Mi fa piacere per Ivan, perché all'esordio fare una partita davanti al proprio pubblico così importante sarà di buon auspicio per lui e per tutta la Sampdoria, perché avrà un giocatore importante per il futuro. Abbiamo fatto tutti una buona gara, anche perché finire il primo tempo su 5-1 non capita quasi mai, quindi vuol dire che si è fatto veramente bene. Quello che non deve capitare è il rilassamento del secondo tempo, e sul quale andremo a lavorare in questi giorni. Le big magari hanno un po' stentato questa prima giornata, ma siamo appena agli inizi e non bisogna sottovalutare, perché hanno degli organici molto ampi, di grande qualità, e i valori poi alla lunga verranno fuori. Sicuramente al San Paolo sarà una gara importante, perché davanti al loro pubblico non vorranno di nuovo fare un passo falso. Noi dovremo andare lì accorti e fare la nostra partita come su ogni campo. Sono arrivati tantissimi messaggi di auguri anche su Instagram, sui vari social network, per il tuo compleanno. Allora ti chiedo cosa ti senti di dire ai tifosi della Samp. Ma li ringrazio per il calore e per l'affetto, spero di ripagarli insieme a Sampdoria con delle belle prestazioni.